Ehi, tu che stai guardando questo video, non fare proprio il no skin della situazione, perché lo so che vai nel negozio oggetti a shoppazzare come un matto. Infatti, da oggi, se ti va, puoi supportarmi come creatore, cliccando in basso a destra, supporto un creatore, Hyperledger, tutto maiuscolo, tutto minuscolo è uguale. Una volta inserito il mio codice, clicca su accetta ed il gioco è fatto. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno, vi lascio al video, buona visione. Bella a tutti ragazzi, benvenuti con questo nuovo video di Fortnite. Settimana 6 è arrivata ragazzi, anche per noi, vista luoghi storici in una singola partita. La prima sfida che andremo a registrare quest'oggi. I luoghi storici da visitare in questo caso ne sono 5, però in una singola partita, ripeto. Quindi seguite la mia traiettoria che andrò a fare. Adesso mi butto in mappa e faccio vedere tutti i 5 luoghi da visitare. Almeno 5 per l'appunto. Seguite la mia traiettoria e non ve ne pentirete. Eccoci in partita ragazzi, io mi trovo in parco giochi in questo esatto momento per il semplice fatto che comunque alla fine devo registrare in anteprima comunque i video, quindi per l'appunto non me ne conterebbe nemmeno in partita normale, quindi le sto registrando dalla parco giochi. Prima posizione devo andare ragazzi, F2, in questo caso è la radio FN raga, proprio sotto di me in questo esatto punto, nel mentre il cane abbaia, GG per lui, bravissimo cane. Ok, eccoci qua ragazzi, voi che state vedendo questo video, hashtag cane che abbaia, grazie mille, e ci troviamo al punto ragazzi. Questa è la radio FN, questo sarà un punto storico da visitare, quindi raga, ripeto, coordinate F2, F2, ed eccoci qua, questo è il punto ragazzi, no, aspettate, eccomi qua. Ok, quindi passiamo al prossimo punto storico. Ed eccoci qua in partita ancora ragazzi, ovviamente andiamo al secondo punto come vi dicevo prima e andiamo al punto privilegiato. Location esatta G1 ragazzi, ecco il ping esatto, sempre tenere scogliere scoscese come punto di riferimento e dovete andare qua ragazzi, in questa zona, tutta questa parte fa parte di un punto di riferimento, ok? Quindi o qua è uguale. Ok, siamo al punto privilegiato ragazzi. Un bel take down per lui, Lofn, andiamo al terzo punto di riferimento, dai. Sempre come punto di riferimento, scogliere scoscese, ragazzi, in questo caso G2, qui troviamo il nostro terzo punto di riferimento, la nostra piccola spiaggetta, sempre un luogo storico anch'esso, ci siamo quasi, ora atterriamo, ed eccoci qua, ragazzi, terzo luogo storico, scusatemi, trovato, e proseguiamo per il quarto, quindi ci mancano gli ultimi due, ragazzi, let's go, let's go. Quarto luogo storico ragazzi, accampamento H3. La location è H3 ovviamente. Quindi H3. Ci avviciniamo ragazzotti belli. Ed eccoci qua. Quarto luogo storico trovato ragazzi, ovviamente siamo senza materiale, però vabbè, entrate dentro. Luogo storico trovato vi darà, cioè vi lo conterà ovviamente. E ora ci dobbiamo spostare solo all'ultimo luogo storico. Andiamo. Quinto ed ultimo luogo storico, ragazzi, il lago delle canoe, posizione G5, vabbè, ora ci arriviamo, ve lo pingo esattamente. Ci siamo quasi, allora, senza materiali, mi dimentico che sono nella parco giochi, però ok, questo è l'ultimo luogo storico da visitare. Ok, ragazzi, io vi ho fatto tutta la mappa completa dei luoghi da visitare in una singola partita, perché comunque alla fine la mappa richiede questo. Se riuscirò a trovarvi una mappa completa dei luoghi storici, ve la metterò qui in basso. Ok, ragazzi, facilmente così magari se voi vi trovate in un'altra parte di mappa e volete comunque fare questa sfida per i luoghi storici, magari dite, Legit ha messo la mappa, vado a controllare e vi prendete la mappa, sempre che ve la lascio qua sotto se la trovo, spero. Quindi ragazzi, che dirvi? Il video finisce qua, vi ringrazio per la visione, come sempre vi ricordo di lasciare un bel like se ancora non l'avete fatto, iscrivervi e attivare la campanellina, noi ci vediamo nel prossimo video live. Ciao a tutti ragazzotti belli!